i miei acquisti da Ikea. Sono andata ieri da Ikea, vi lascio qualche immagine qui. Ragazzi, sono rimasta un po' delusa perché lo trovo sempre un po' monotono, sempre le stesse cose. Mi aspettavo qualcosina di nuovo, non so, ma ci sono stata un mesetto fa, 2 mesi fa, ma ho trovato sempre le stesse cose. Però delle cosine le ho prese perché mi servivano più che altro. Vi faccio vedere i miei acquisti. Siccome la cameretta di mio figlio è tutta nera e grigia, io ho preso un bel plaid grigio e vicino al plaid io ho abbinato le federe per i cuscini nere. Voi dite nere, Ivana? Sì, perché mio figlio, anzi devo essere sincera, tutti e due hanno la camera nera e grigia. E questi qua sono per mio figlio Alessandro, sempre per mio figlio Alessandro e anche per l'altro mio figlio. Ho preso anche dei copri materasso nuovi, perché quelli si sono fatti un po' bruttini, un po' vecchi, e quindi ne ho comprati 2 nuovi. Ma andiamo avanti. Poi ho preso, vabbè, un pacco di fazzoletti rosa per la cucina, non possono mai mancare quando vado dall'Ikea. Li compro sempre, come compro sempre ogni volta che vado, qualche confezione di forchetta e qualche confezione di coltelli. E devo dire che questi qua sono proprio belli, ve li faccio vedere. Li apriamo, sono fatti così, è una confezione da 3, e così faccio pian piano, faccio tutto il completo. Poi un'altra cosa che ho preso è un taglia pizza, perché il mio si è fatto tutto brutto, poi è rosso, rosso nella mia cucina non sta proprio bene, si è tutto consumato, e quindi l'ho preso bianco, che poi diciamo è un panna, non è proprio bianco, panna, però comunque anche questo qui devo dire che è bello, lo trovo molto molto resistente come prodotto. Vediamo se riusciamo ad aprirlo. Andiamo avanti. Poi un'altra cosa che ho preso, se ricordate l'ultima volta che sono andata da Ikea ho preso, ops, mi è cascato un tagliere, quello la grande per tagliare gli affettati, e a volte devo tagliare delle cose proprio piccolissime, magari uno spicchio d'aglio, e devo prendere quel tagliere così grande, mi dà un fastidio perché ce l'ho sotto al mobile, quindi ho fretta questi 2 taglieri piccolini, e quindi li ho presi, molto molto carini, comodi, ne ho presi 2. E poi ho preso un sacchettino profumato che lo devo mettere nel bagno, nel mobile del bagno, e quindi ho preso un pacchetto profumato. E poi c'erano in offerta le borse di Halloween a 1 euro, e ne ho presa 1. Ho preso anche le caramelle, perché questo qua voglio mettere tutte le caramelle, queste cose qua, quando vengono i bambini la notte di Halloween, che comunque ti vengono a bussare, e quindi metterò tutto in questa busta per darlo ai bambini. E niente ragazzi, questi erano i miei acquisti da Ikea. Ci devo ritornare perché dobbiamo prendere una cosa per mio figlio, non l'abbiamo presa perché eravamo indecisi se prenderla, abbiamo fatto vedere a mio figlio, a lui è piaciuto, e quindi ci ritorneremo. Con questo ho finito, e noi naturalmente ci vediamo nel prossimo video. Ciao!